E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui sul mio canale, nuovo episodio di Gran Turismo 7, pronti per andare a continuare quelle che sono i menu della, delle GT Caffè Campionato Europeo. Dobbiamo piazzarci tra i primi tre tracciati sbloccati con questo evento, il Colorado Springs negli Stati Uniti. Come è andata la prova sul Dragon Trail Giardini, tutto a posto? Sì, ho fatto oro, vabbè, ma l'avevo già fatta in realtà, quindi non è che l'ho dovuta fare in realtà. Quindi ok, va benissimo. Andiamoci a fare il campionato europeo. Ok, godiamoci un po' tutto questo. BMW, Aston Martin, Porsche. Bene, bene, bene. Renault, Alfa Romeo. Insomma, tutte belle, belle tamarrate. M3 dell'89, Porsche 911, la TTS, Aston Martin, 4C, Alpine. C'è l'imbarazzo della scelta, ladies and gentlemen, campionato europeo. Siamo pronti per affrontarlo, siamo pronti per affrontarlo. Eccoci qua. Patente nazionale A, vabbè, le patenti le abbiamo tutte. Dragon Trail Giardini, Autodromo Nazionale di Monza, Nürburgring GP. Tre gare da dover affrontare. Allora, quali sono le auto che possiamo utilizzare per questo evento? Salvo la 8C, la Testa Rossa e la Diablo, non abbiamo auto troppo troppo performanti. Io vi direi che con la Diablo, quasi quasi, non è male. È l'auto più potente che abbiamo, 580 cavalli. Questa qui non la voglio usare, la Taycan Turbo S, perché sinceramente non mi ispira. Abbiamo un bel po' di automobiline interessanti, però non sono potenti abbastanza. Quindi io direi che possiamo andare con la Diablo GT del 2000. Ok, perfetto, partiamo. Perfetto, ci siamo, pronti a partire. Controllo trazione a 1, mettiamocelo per sicurezza. Eccoli qui, guarda quanto è bella la Diablo. Con questa livrea che trovate su Gran Turismo Sport, perché l'ho fatta la timelapse, la trovate sul canale su Gran Turismo Sport, l'abbiamo creata. Vai, 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 qui abbiamo la potenza che ci serve per poter affrontare queste gare. Le gomme sport dure, eccezionali, non proprio eccezionali, ma cerchiamo di stare attenti, perché nello scorso episodio con quest'auto più volte ci siamo schiantati male perché ci distraevamo, e non è cosa consigliata quando hai tutta questa potenza sotto il culo. Guarda qua, stacco ai 200 leggiadramente. Questa la affrontiamo in seconda. Acceleriamo con calma all'esterno, sorpassiamo il Porsche. Ora stiamo attenti un attimo qui a questa serie di curve in salita. Guarda la Vuoto Vantage, che automobilina interessante, eh? Certo, con quella alettone un po' meno, ma Aston Martin è una di quelle auto che va lasciate così, a meno che non la prendi proprio da corsa, ma insomma non era bellissima, eh. Bella auto, ma come l'avevano modificata faceva cagare. Guarda invece la Countach, molto più naturale. Guarda la Clio, che bella che è. Guarda il Deltone, che bello che è. Vedi che non dobbiamo distrarci, perché è questo, perché è un attimo che ci si schianta. Vai così, vai così, farà girare, farà girare. E si affonda. Belli veloci, superiamo l'Alpine. Bella tuta bianca anche. Facciamo girare, frenando malissimo e andando un po' di sovrasterzo per aiutare a curvare. Che salsicciotti qua, che sono pericolosissimi. Bene come abbiamo tagliato il secondo. Beh, con la Diablo, ragazzi, credo che sia, attenzione qui davanti, Coque Lopez Bua, uno dei duelli che abbiamo
visto più volte nel World Tour tra i due piloti, tra il francese e lo spagnolo, madonna mia, che qui si contendono sempre la vittoria, uno in BMW, uno in Mercedes. Ma noi con la Lamborghini, da buoni italiani, ci mettiamo in mezzo. Io quando arrivo davanti, ve l'ho detto ragazzi, distrarsi è impossibile con quest'auto. Più che altro perché poi anche in questa pista basta frenare leggermente dopo e la curva non la fai neanche se piangi in aramaico antico. All'esterno, dove vai? Ma dove vai? E vai coche! Vai, si gira così, andiamoci a completare la gara. E la prima gara si va a concludere con una vittoria facile della nostra Diablo. Gara numero 2 dello European Championship, sempre con la nostra bellissima Diablo al circuito di Monza. Siamo pronti a partire, metti sempre trazione a 1, vai così, ci avviciniamo a gran velocità, qui stacchiamo i 200 alla variante del rettifilo. Attenzione all'Audi TTS, qui che... prepotente in staccata. O noi non lo siamo, probabilmente. Ma in accelerazione guarda come si va. Subito, pronti. Occhio qui allo Z8. Lo passiamo all'esterno, ma sempre con parsimonia e tranquillità. Tiriamo la staccatona. Qui alla variante della Rogia. Vai così. Occhio qui a queste due curve. Mamma mia. Sempre rischioso. Un po' larghi della seconda Lesmo. Un po' larghi. Siamo andati sul sabbione. Va bene. Stiamo attenti, più che altro voglio vedere anche come si comporta qui alla Scari la Diablo. Freno un po' prima dei 200, a parte perché ci sono comunque le altre auto e anche perché, mamma mia, comunque se... un po' da tappo ci fanno queste auto qui davanti. Diciamo che un po' in velocità abbiamo delle difficoltà nel fare delle curve, magari nel gestire tutta questa potenza un po' larghi. Va bene così, affrontiamo la parabolica e adesso spingiamo come se non ci fosse un domani. Allora qui volendo possiamo staccare. Ragazzi, non frena, eh. Facciamolo ripassare. Dai. Facciamo ripassare Rubilar. Poi vabbè, in velocità ce ne andiamo. Ok. Una questione di correttezza. Mamma mia. Allora, Monza, circuito molto veloce, in cui quest'auto si trova anche bene per quanto riguarda i rettilinei. Il problema è il tirare le staccate. Non abbiamo dei buoni freni, assolutamente no. Ok, secondo giro, siamo in terza posizione, 6 secondi e mezzo da Baptiste Bua, che è sempre tallonato, in realtà non più di tanto, da Coque Lopez, che c'è in realtà 2 secondi. Ci
facciamo così, aggrediamo un po' qui, aggrediamo un po' qui, occhio però a non farla, andare in testa coda. Bene così, usciamo dalla scia prima della parabolica, ci rimettiamo in traiettoria, tiriamo la staccata. Vedete quando giri con quest'auto vai in sovrasterzo facile. Ok, secondo giro effettuato, ultimo giro. Ora qui cerchiamo di staccare, tra l'altro abbiamo anche la scia, quindi proprio... Però, se questa volta ci siamo infilati, mamma mia, che bella curva. Che bella curva che abbiamo fatto questa volta, alla variante del rettifilo. Mamma mia, quanto bella. E ce la portiamo a casa, ladies and gentlemen, anche questa seconda gara a Monza. Benissimo, possiamo andare avanti con la terza gara. Ed eccoci qua alla gara numero 3 sul Nürburgring dello European Championships. Quanto è bella la Diablo, quanto è bella la Diablo, lo sappiamo. Io vedo un tempo nuvoloso, vedi che ci stanno quelle nuvole lì in fondo che a me non piacciono per niente. Ma potrebbe essere che non piove in realtà, anche se ho dei dubbi. Mamma mia, però, occhio qui al Nürburgring, sono da interpretare queste curve, da capire fin dove si può arrivare con... con lo spingere. No, le nuvole si stanno avvicinando, ragazzi. Si stanno avvicinando, lo state vedendo. Probabilmente inizierà a piovere. Io continuo a dire che quest'auto è fantastica. E infatti, eccoli qua, il tergicristallo si attiva. Qualche pioggerellina. Inizia a pioviginare. Nuvole sparse in realtà, l'acqua ancora non arriva alla stragrande, ma sta per arrivare. E credo che sia proprio arrivata. È arrivata l'acqua, si inizia a riempire anche l'indicatore lì a sinistra, di fianco gli pneumatici. Ci inseriamo con un po' di cattiveria, forse anche troppo in realtà, Occhio qui davanti, il deltone. Sportellatina. Ok. Siamo in quinta posizione al secondo giro. Lunghi. Ho provato a non tirare la staccare tenendo premuto tutto il pedale del freno, alzandolo un po', ma non si può fare. Poi ovviamente adesso piove, quindi... Tienila così, sacrificala un po'. Bene. Continua a piovere, a mandarla come se non ci fosse un domani. In realtà non è che la sta mandando come se non ci fosse un domani, sta pioviginando in realtà. Però... se ne mettiamo qua, vabbè sì, la sta mandando ma non più di tanto, dai, su via. Abbiamo avuto condizioni climatiche molto peggiori in quelle gare da 30 minuti all'High Speed Ring.
Per ora questo non è assolutamente nulla per noi. Questa la facciamo in quarta. Con correzioni continue. Un po' on board. Concentrati, ragazzi. Attenzione. È palpabile. Ma siamo matti? Ok. Vai così, sta per partire l'ultimo giro. Iniziamo a andarla anche più forte adesso, eh. Vacca boia. Madonna, non frena peggio di prima, eh. Madonna, la prima curva comunque è di un imbarazzo. Seconda. Tieni la stretta. Così stiamo provando a farcela on board anche per un po' di divertimento. Toccatina! Che alla faccia della toccatina, madonna mia. Eh beh, la pista è bella bagnata, guardate lì l'indicatore, sta a metà. Ce la portiamo a casa, mamma mia, che... tosta, eh. Tosta, tosta. Però almeno vinciamo a punteggio pieno. Vai così, con 60.000 crediti in aggiunta al nostro totale, Ford Focus, Dodge Charger, Corvette C2. Porca puttana. Vai. Charger RT. Avrei preferito la Focus RS, posso essere sincero? Ve lo dico. La Charger Challenger RT, ok, fior fior di auto, per carità di Dio, nulla da togliere. Però la Focus RS non mi sarebbe dispiaciuta. Però quanto bella questa, anche la Challenger. Mamma mia, quanto bella, quanto bella. Ok, va bene, successi. Complimenti per la vittoria del campionato europeo. La tua ricompensa ti aspetta al solito posto. Colorado Springs, perfetto, che è un circuito rally. Collezione Ford, che ovviamente non abbiamo la Ford. Grande. Ah no, abbiamo il Raptor. Fuck. Vabbè, io l'avevo comprato il pick up perché mi serviva. Però prendiamo anche la Ford GT del 2006. Sblocchiamo lo Special Stage Route X. Vabbè, iniziamolo, ragazzi. Tanto quella con il Raptor a questo punto ce l'abbiamo. E il problema è che... capisci, eh? Praticamente ci ritroveremo ad avere due Raptor. Eccola qui, perché gara furgoni. Questo qui non lo dobbiamo fare perché abbiamo il Ford Raptor da vincere. Pickup Race Track, che tra l'altro, appunto, regolamento o il Raptor o il Tundra TRD Pro. Volendo potremmo farcela, perché noi comunque il Raptor ce l'abbiamo. Mentre il Willow Springs qui ci dà la Focus RS. Ah, comunque o il Raptor o il Tundra. Beh, che quindi in realtà non era neanche male, eh. Cioè, nel senso, ci dice anche bene, perché tecnicamente... Sì. Cioè, comunque toccava comprarla. Allora ho fatto bene già a prenderlo. Va bene, però a questo punto ci evitiamo il Colorado Springs. Evito di comprarmi le gomme da sterrato per il Raptor, perché tanto il Raptor già lo comprai per sbloccare il trofeo. Compra un pick up. Cambia auto. Ford Raptor. Perfetto. Vai, possiamo andare. Let's go, guys. Guardali qua. Nel pick upino. Trazione a 1. Vabbè, ma forse neanche serve. Non lo so. Oddio, abbiamo le comfort medie, quindi occhio.
Guardalo qui, guardalo qui. Incredibile. Porco Giuda. Oddio. Vai, vai. Bello il sorpassino all'esterno. Aggressivi. Occhio qui a Bader con il Ford Raptor. Vai, ci buttiamo all'esterno in modo di avere un vantaggio di traiettoria qui. Oddio, vedo molti Toyota Tundra in realtà, pochi Raptor, almeno fino a questo momento sono un Raptor. Tutti con il Tundra, i nostri avversari, escluso me ovviamente. Lascia, ma che mi donna come si allarga. Larghi. Ma va bene così? Va bene così? Rischioso? Pericoloso? Sì, la visuale interna. Ok. Vabbè. Io ogni tanto, purtroppo, mi capitano chiamate a cui non posso fare a meno di rispondere, ma qui noi siamo impegnati in gare di estrema importanza con masse di carico superiori notevolmente alla media. Ora qui diamo la staccatona per sorpassare questo Ford. Ok, però occhio, occhio perché è pericoloso. Qui davanti Yamanaka. Occhio. Rischioso. Vai. Passa sullo sterrato. Cioè abbiamo un cazzo di pick up. Vuoi che non possiamo andare un po' off-road? Dai. Lascio un po' l'acceleratore perché queste curve sono strane e pericolose. Curve brutte queste, insomma non è che l'ho fatta benissimo, però va bene così. 6 secondi a 7 da recuperare. Non lo so, in un giro qui mettiamo questa visuale, abbiamo il tutto per tutto. Proviamo, comunque dobbiamo arrivare almeno tra i primi tre per sbloccare l'auto, quindi siamo obbligati a portarcela a casa in qualche modo. Dobbiamo portare a casa la pagnotta. Così. Sono un po' lontani, Ci resta che farcela in volata. Non ce la facciamo. Dovevo mettere in terza forse. Niente, siamo arrivati quarti. Che schifo, mi tocca rifarla. Che palle. Bene ragazzi, me la sono rifatta. Sono arrivato secondo.
Purtroppo, insomma, con le gomme comfort medie, tenerlo in strada non è facile, assolutamente no. Niente auto, niente vita. Che trofeo. Forse questo era il trofeo nascosto, non lo so. Gara furgoni argento, vabbè, questa poi magari me la rifarò potenziando un pochino il Raptor. Cioè, tecnicamente non è potenziarlo, basterebbe soltanto mettergli delle gomme un pochino più performanti. Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, andiamo quindi al Daytona. Pick up race qui all'ovale, 5 giri sull'ovale con questi. Madonna. Beh, che dire. Partecipiamo. Qui sarà tutta questione di scia, eh. Tutta questione di scia. Ovviamente non è neanche potenziato, quindi l'allero lalla. Ok, non si può fare. No. Non si può fare. Allora, compriamo le gomme da sterrato, che tanto, vabbè, ci serviranno poi per quella gara lì. E pompiamolo un po'. Questo 4,37, 4,21... 4,21. Buttaci questo e lo alleggeriamo. Vai, vai, vai. Un po' più potenza e un po' più leggero. E buttaci pure il filtro dell'aria. Almeno siamo un pochino più veloci. Dai, dai, per forza. Limitiamo la spesa, massimizziamo la resa. Ricordiamoci di mettere sempre le gomme, però, comfort adesso quando andiamo in pe- altrimenti facciamo la gara con quelle da sterrato. Non mi sembra il caso. Ok. Rieccoci qua. Purtroppo abbiamo dovuto effettuare delle modifiche al motore. Un po' più potenza, un pochino più leggero, per essere un po' più competitivi, perché altrimenti non eravamo in grado di competere in questa gara. Purtroppo all'inizio sì, ma quando ci stacchiamo dal gruppone non abbiamo abbastanza potenza per andarceli a prendere quando siamo in scia. Vai così, sfrutta la potenza. Vai così, guarda qua. Di velocità. Vai, vai, sfruttiamo tutta la leggiadria. Balla a chiamare leggiadria. Di questo Ford Raptor. Lì c'è un gruppone che è qualcosa di clamoroso. Noi spero di avere abbastanza potenza. Sì, guadagniamo velocità. Quindi dai, la potenza in più un po' si fa sentire con un po' di alleggerimento che abbiamo fatto. Li abbiamo presi mortacci de sto Valverde. Comunque, quanto cammino. Ce l'ha bello ignorante, ce l'ha. Guardalo come va. Vabbè, io approfitto, allora vado qui all'esterno. Ultimo giro al cardiopalma. Ehi, ci sto io qua. Madonna mia, siamo tantissimi. Questa è una NASCAR vera e propria. Una NASCAR con mezzi pesanti. Dobbiamo prendere qualche chilometro orario in più. Tipo così. Vai. Ci buttiamo all'interno. Siamo al photo finish. No. Figlio di puttana di Wilk. Siamo arrivati secondi anche qui. Non ci si crede. Madonna, ma tirata fino alla fine, ma incredibile! Un bucio di culo così per recuperarli. Siamo arrivati secondi. Mortacci de Pippo, però bella come gara, eh. Bella. Vabbè, abbiamo capito, tocca pomparla ancora di più. Va bene, ci sta.
L'importante per noi, però, è intanto esserci completati il menù, aver preso la Ford GT del 2006, che questa costa parecchio, eh? Costa parecchio nel concessionario, quindi averla non è male. Abbiamo completato la collezione Ford. Congratulazioni, grazie, 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 grazie. Special Stage Route X. Benissimo, benissimo. Possiamo proseguire. Bene ragazzi, collezione Chevrolet, menu 27. Bene, 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 bene. Non ne abbiamo neanche una. Va bene, signori, allora io vi saluto qui. Vi invito a lasciare un like, un commento e di iscrivervi se non lo avete ancora fatto. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Gran Turismo 7, dove andremo avanti con i menu, ovvero qui collezione Chevrolet, e ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi.